Poi anche la cronaca con il tema della sicurezza per quanto avvenuto nel Foggiano in questi giorni, in queste ore. Di questi e altri temi parleremo qui in studio con il nostro ospite che è tornato a trovarci, Roberto Arditti. Grazie per essere di nuovo con noi. È un piacere, eccomi. Sicurezza che si va a legare sicuramente a quanto sta avvenendo in questi giorni nel Foggiano. Eccolo qua, siamo proprio sul mattino di Puglia e Basilicata. Vincenzo, l'uomo del sorriso, il maresciallo ucciso a Cagnano, raccontato dal padre della compagna. L'assassino fu arrestato 2 anni fa per aver accoltellato un uomo, era a piede libero dopo la condanna di primo grado. Roberto, abbiamo visto anche nelle ultime ore c'è stata un'altra esecuzione sempre in Puglia, insomma in piena strada. Questi eventi vanno letti come singoli episodi o riportano a galla un tema della sicurezza che va affrontato anche dal governo? Insomma, in questi casi non basta la pistola elettrica. No, certo. Qua però noi parliamo di altro, parliamo di malavita seria. I dati degli omicidi in Italia sono in calo sistematico, ma questo non significa molto sul fronte della malavita. Noi siamo un paese che ospita alcune tra le organizzazioni malavitose più potenti e aggressive del mondo intero, che gestiscono una quota rilevante del traffico della droga e che hanno, come moltissime inchieste hanno dimostrato negli ultimi anni, una forte penetrazione ad esempio nel sistema degli appalti. E noi non è che possiamo fare finta di dimenticarci anche solo per una sera di domenica com'è oggi, che l'Italia è il paese che ospita l'Ndrangheta, la Camorra, la Sacra Corona Unita e quel che resta della mafia siciliana, quel che resta, per modo di dire. E questa è la realtà italiana, ce la portiamo dietro con tutti i problemi che essa crea. Poi c'è un tema di malavita più diffusa, che è una battaglia difficile. Io non credo che l'Italia sia un paese insicuro nel suo complesso, però non c'è dubbio che abbiamo di fronte una malavita agguerrita e tra l'altro che in anni come gli ultimi 10, che sono stati anni economicamente difficili, i soldi di provenienza illecita hanno consentito a molte organizzazioni malavitose di acquisire attività economiche che erano in crisi e quindi pronte per essere vendute. E questo ha aperto ferite di malaffare, per esempio, nel centro storico di molte città italiane. Negarlo sarebbe disonesto. Allora, noi dobbiamo fermarci qui. Io ringrazio Roberto Arditti per essere tornato qui con noi alla nostra rassegna stampa. Appuntamento alla prossima occasione.